dopo tempo riprendiamo il microfono in mano e lo facciamo con piacere, perché intanto lo facciamo dopo una vittoria della Civitanovese e lo facciamo con quello che è il presidente della Civitanovese, eh? Profili, quanta felicità. Ma io questa settimana ero stato fuori perché per motivi familiari, quindi veramente non so, ho avuto neanche uno, però i ragazzi li ho sentiti in settimana e mi hanno detto che mi volevo fare un regalo per compleanno, quindi su questo non avevo dubbi che ci mettiamo il cuore e anche altro. Ringrazio a tutti, e veramente hanno buttato il cuore al di là della barriera. Possiamo dire che oggi la Civitanovese ha rispecchiato la garra di Profili? Quello che vuole Profili, insomma, oggi ha fatto la Civitanovese, o no? No, no, la Civitanovese oggi ha messo gamba, cuore e un po' tutto. E anche la voglia di rigiocare dopo 30 giorni, perché siamo stati fermi 30 giorni, perché non abbiamo domenica giocato a Urbino. Quindi adesso ci aspetta una grande partita a Urbino alle ore 18 di mercoledì. E poi sempre fuori casa col Chiesanova. E quindi è una settimana importante questa che stiamo per iniziare. E poi dopo la partita di Chiesanova c'è il derby. Quindi è un periodo bello. Profili di origini non è civitanovese, ma la sente più lui sta partita che un civitanovese. La maceratese, la maceratese è lì sotto, non è che sta su davanti con noi, insomma. No, no, ma la Mercedes sta sotto, però va rispettata perché ha dei valori importanti e la partita prima o poi la possono fare tutti, no? Noi facciamo le partite in continuità, ma la partita di calcio prima o poi la possono fare tutti. Quindi però noi cercheremo di fare il nostro dovere e di fare quello che abbiamo fatto fino adesso. Mettiamo la cosa in chiaro, non è una intervista contro la maceratese, per l'amor di Dio, però presidente, davanti ci sono sempre i biancorossi. Sì, effettivamente sì, quelli di Chiesanova, che non, a tempi non sospetti io dissi a TVRS che praticamente Chiesanova era una buona squadra e secondo me era una squadra che poteva stare in alto, e infatti si è dimostrato questo. È di rito, bisogna farla questa domanda, no? Siamo quasi a fine mercato, io gliela faccio, ma tanto è inutile. Non, presidente, c'è qualcuno nel mirino della Civitanovese? Guarda, volevo chiarire una cosa che era molto importante, perché Palpacelli per noi è un ragazzo molto importante, un giocatore importantissimo, proviene dal Boca Junior, da una società importante di Serie A dell'Argentina. Lui non ha rescisso nessun contratto, è tesserato ancora con noi, quindi lui è andato a casa a operarsi. Adesso vediamo se l'entità dell'operazione è un mese, due mesi, tre mesi, ma io penso che minimo ci vorrà 3-4 mesi per mettersi a posto. Il campionato sarà quasi finito, quindi con l'infortunio di oggi di Michele dobbiamo vedere l'entità, forse qualcos'altro guarderemo in giro, però non più di tanto, nel senso che dobbiamo essere chiari, dare certezza anche ai ragazzi che ci abbiamo fino ad oggi, perché se stiamo qui è grazie ai ragazzi che hanno tirato la carretta dal 20 di luglio fino ad oggi, quindi dobbiamo dare merito a questa cosa e non penso che siamo così scarsi davanti. Certo, Palpacelli ci dava quell'attaccante che noi non avevamo come caratteristica, però quelli che abbiamo non sono scarsi, anzi secondo me sono molto forti, e vedremo e vedrete, perché con il campo da gioco più brillante, più secco, no? Bagnato come oggi o altri, noi questa squadra crescerà ancora di più, perché noi siamo una squadra molto veloce. E comunque il presidente non ha detto no. Forse qualcosina faremo, forse, ma dobbiamo vedere. Beh, ma è giusto che sia così, presidente, è giusto che sia così. Ma Paolucci, che entità, il dolore, che è successo a Paolucci? Ma vedi, stiamo facendo un'intervista nel mio ufficio perché io sono squalificato, quindi non sono potuto entrare in campo, quindi non lo so, e quindi penso che stasera o domani mattina
il dottore visiterà Paolucci e cederà l'entità. Io spero e mi auguro anche per Michele e per noi, per tutto il cuore rosso-blu, che è un lieve infortunio. Però, visto dalla tribuna, qualche dubbio mi lascia. Però spero per noi, soprattutto per il calciatore, che fosse una sciocchezza. Ecco. Quindi questa è un'intervista pirata, il presidente è squalificato, noi l'abbiamo intervistato, ma per me è normale sapere che è squalificato, perché è difficile tenerlo vicino, cioè tenerlo tranquillo. Presidente, la chiudiamo qui questa intervista, mercoledì si va a Urbino, non andiamo a far merenda, bisogna pedare e bisogna tornare a fare cosa poi. Per la fine quello che abbiamo sempre fatto, abbiamo sempre vinto, più o meno. Sì, sì, io... Abbiamo chiuso l'anno come l'abbiamo chiuso, ho perdonato tutto e tutti, nel senso, dentro di me sotto Natale si perdona, no? Quindi non voglio neanche ricordarmi la partita di ieri, l'ho cancellata proprio dalla mia memoria. Quindi per me è andare avanti concretamente e dare fiducia a questi ragazzi che sono immensi. Noi stiamo facendo dei sacrifici per mantenere le parole che abbiamo dato. E loro ci stanno ripagando, quindi questa è la più bella cosa del calcio. Dopo tanti anni penso che ci trovano, mancavano. E spero che la prossima partita con la Maceratese facciamo un record di spettatori. Se facciamo sold out io sarei la persona più contenta al mondo. È andato sempre lì, la prossima partita con la Maceratese è andato sempre lì. Noi la chiudiamo questa intervista, però chiaro, io come sempre faccio la chiosa, quando vado a chiudere con quella che è la diatriba che sta succedendo con il comune, lo stadio non... Presidente, sto stadio. Guardi, il discorso è chiaro, noi l'abbiamo preso in affido da un anno e mezzo, due anni quasi. Tutte le persone sanno come sta messo lo stadio, di che cosa vogliamo parlare, di chi ha colpa. Le colpe ce l'hanno chi lo sanno, loro che ce l'hanno. Se loro ci attaccano, noi ci difendiamo. Mi stanno chiamando avvocati per difenderci gratuitamente, quindi non c'è nessun problema. Perché sa che è un attacco sbagliato, è un attacco alla sua città, non è un attacco allo stadio. Sicuramente io che ero al di fuori della situazione, l'andiamo a chiudere, dicevo al di fuori perché poi ho seguito, sicuramente Profili ha perfettamente ragione, la sua reazione nei confronti dell'assessore Carassai è stata una reazione giusta secondo noi e probabilmente fuori dal vasetto l'ha fatta Carassai. E sì, perché attaccare un valore è sicuramente una cosa importante per la città Civitanova, no? La civitanovese, quindi attaccare in quel modo sicuramente non è una bella cosa. Lo stadio ce lo faremo, Presidente, ce lo facciamo da soli. Sai, mai dire mai, chi mi conosce sa quello che io ho fatto a Civitanova e quello che ho portato. Chi mi conosce veramente. È un tuo pallino fare lo stadio a Civitanova, lo sappiamo, è da mo che ci provi, che pensi di poterlo fare. Speriamo, perché Civitanova merita uno stadio importante, perché la società fa i sacrifici, ne fanno fatti molti, questo signore, ma non che lo debbo dare io, perché ha i suoi problemi, sicuramente fa i suoi errori, però non possiamo dire che non è attaccato alla maglia rosso-blu. Ha preso la squadra in prima categoria, siamo in eccellenza, stiamo andando bene, il pubblico sta tornando allo stadio, che dire, niente. Ci salutiamo qui, col Presidente ci risentiremo, naturalmente. In bocca al lupo per le prossime, Presidente. Io ringrazio a tutti, a voi, ringrazio al pubblico che è numeroso e vi auguro tutti buon anno e che il 2024... sia migliore del 2023.